Siamo con Paolo Calì nel territorio del Cerasuolo di Vittoria, ma parliamo un pochettino di quelle che sono le tendenze un po' di mercato e soprattutto gli approcci enologici in vigna per venire incontro a quelle che sono appunto, come dicevo prima, le esigenze di mercato che oggi sembrerebbe insomma andare verso più vini di pronta beva. Come si sta muovendo Paolo Calì sotto questo punto di vista? Intanto benvenuti a voi in cantina Slow Wine, tè Gianna Bozzali. Diciamo che io non sono un grande appassionato dei vini di pronta beva, un po' come sono contrario a sostenere i vini fatti per le donne, no? Sono due cose, due concetti che sono molto simili e che a me non piacciono, come i vini dealcolati. In vigna stiamo facendo dei vini che, ma come filosofia produttiva, al di là di questa tendenza attuale, vini che non abbiano delle concentrazioni elevate, ma che puntino più all'eleganza, alla struttura, al corpo del vino come proprio eleganza e finezza, anche se i nostri vini non sono né filtrati né stabilizzati, quindi li pensiamo così. Ovviamente per fare questo si fanno dei lavori in vigna, abbiamo aumentato la parete vegetale dei vigneti proprio per dare la possibilità alle foglie di fare il lavoro più corretto, quindi una fotosintesi migliore, una maggiore fotosintesi attraverso una parete fogliare migliore che si possa rinnovare. Anche la struttura, cioè l'allevamento della vigna cambia, siamo passati dal cordone speronato che negli anni 80 era pensato come l'arma vincente per la meccanizzazione, eccetera. Noi siamo ritornati al guyot, che riteniamo una forma di allevamento migliore, più equilibrato, più razionale, per fare dei vini come piacciono a noi, più sottili, meno marcati. Per quanto riguarda la pronta beva, ecco, io non sono tanto d'accordo con vini che non hanno una struttura alcolica commisurata a quelle che sono le caratteristiche del territorio. Secondo me il territorio deve essere la forma, cioè l'idea principale di come fare un vino, da che cosa posso fare vino da questo territorio. Ovviamente senza forzature, senza stravolgimenti, ma naturalmente questo si fa dalla terra, che sono delle sabbie. Quindi in un certo senso, più che guardare le tendenze di mercato, bisogna guardare quelli che sono invece le esigenze di un ambiente che cambia, di un clima che cambia, dando spazio ed esaltazione a quelle che sono le caratteristiche del territorio. Sì, esattamente, bisogna stare attenti al clima che cambia, alle peculiarità che ogni anno capitano. Noi abbiamo avuto un anno danni enormi causati dalla peronospora, che per noi era inesistente in Sicilia, o quantomeno era una cosa che non, neanche, neanche si considerava, invece abbiamo avuto dei danni consistenti che hanno dimezzato la produzione addirittura. Quindi cerchiamo di lavorare in tal senso. Ovviamente siamo anche in regime di biologico, quindi abbiamo poche armi per combattere determinati eventi, però questi cerchiamo di farceli bastare. Ovviamente credo che nel mondo del vino bisogna fare anche il conto che il biologico debba ancora essere sostenibile, perché è bello parlare di tutto, però è anche bello che un'azienda si deve sostenere.